Brexit. Dal governo una spinta sugli studenti lavoratori. A causa dei posti di lavoro vacanti, ben 1,3 milioni, Rishi Sunak sta pensando di puntare sugli studenti lavoratori. Il Premier ha proposto l'aumento del monte ore settimanali a 30 o addirittura di eliminarlo. L'obiettivo sarebbe quello di aiutare i settori in difficoltà ad attingere ad un bacino di potenziali lavoratori, che già si trovano in UK per motivi di studio. Ucraina. Johnson rivela che Putin ha minacciato bombardamenti su Londra. Nel corso di un'intervista alla BBC, Boris Johnson ha rivelato che nel corso di una telefonata con Putin è stata pronunciata una minaccia diretta a Londra. Secondo l'ex primo ministro, il leader russo avrebbe detto che per un attacco missilistico alla città basterebbe un minuto. La telefonata è avvenuta dopo la prima visita di Johnson in Ucraina, prima dell'invasione. Scioperi. Anche i vigili del fuoco si uniscono alle proteste. Un voto degli iscritti della Fire Brigades Union ha decretato uno sciopero nazionale dei vigili del fuoco. L'88% dei votanti si è detto favorevole ad uno sciopero per migliorare le condizioni salariali. Dal 2010 i lavoratori hanno visto diminuire del 12% il loro potere d'acquisto. Non si registrava uno sciopero del settore da 20 anni. House of Lords. Seduta interrotta da alcuni manifestanti. Nel corso del dibattito sulle modifiche da portare al Public Order Bill, un attivista ha interrotto la discussione. Ricordiamo che la nuova legge darebbe alle forze dell'ordine maggiori poteri sulla gestione e soppressione delle proteste che ostacolano il normale svolgimento delle attività degli altri cittadini. L'attivista è stato allontanato e la seduta è ripresa dopo 5 minuti. Consolato. Pubblicato un bando per fornire al Consolato di Londra lavoratori temporanei. Il Consolato Generale di Londra ha pubblicato un bando, rivolto alle aziende, per affidare il reperimento di nuovi lavoratori temporanei. L'azienda vincitrice dovrà mettere a disposizione del Consolato fino a 20 lavoratori. Le offerte dovranno essere consegnate entro le ore 12 del 6 marzo. Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale del Consolato.